Buongiorno, non si vedrà molto. Siamo qui al covolo, ai piedi del Grappa. Oggi andiamo a fare una passeggiata abbastanza semplice su un sentiero che comunque non vi ho ancora mostrato perché non ho ancora fatto, il 109. Il tempo promette bene, ci sono delle nuvole un po' in là, ma insomma dovrebbe essere un'alba interessante. Qui ci sono già i primi segnavia, siamo vicino al parcheggio in corrispondenza del convento qua. Ecco qua. Proviamo con il 109. Iniziamo su asfalto. La segnaletica qui appena dietro all'agriturismo è molto buona. Beh, ovviamente qui sempre abbastanza buona la segnaletica vista la zona. Quindi continuiamo a salire per questo tratto sterrato fino al bivio con il sentiero 109. Dopo un paio di passi qui in questa strada sterrata abbiamo raggiunto l'intersezione con il sentiero 109 ed eccolo qua, segnato in modo impeccabile, che promette una salita comunque molto ripida. Vediamo che c'è scritto. Prima tappa di oggi raggiunta, punta frontale, appena 1000 metri, abbiamo fatto i primi 490 metri di dislivello. Da qui si vede molto bene il primo pezzo di salita che abbiamo fatto, sale lungo praticamente la massima pendenza del versante, sentiero molto ben segnalato, ci sono molti segnavia sugli alberi, quindi davvero facile anche con la poca luce che ho trovato. E lì sotto c'è la macchina che ho parcheggiato vicino al campanile. La vista è davvero molto bella, si vede anche la laguna. Probabilmente col sensore della macchinetta no, però comunque fidatevi. Si vede anche i Colli Euganei, i Berici lì in lontananza. Una giornata abbastanza fortunata per ora. E lì c'è anche una panchina. Siamo arrivati a un'intersezione prontamente segnata da questi bellissimi cartelli. Ecco qua, non so cosa vogliono dire quei segni fatti con il pennarello, se qualcuno lo sa e può erudirmi in merito, grazie. E invece qua noi procediamo dritto per dritto, c'è anche segnavia sull'albero, immancabile, che ci porterà su. Siamo in corrispondenza di una grotta e qui il sentiero comincia a diventare ancora più simpatico. Segnavia sull'albero e lì sulla roccia. Proprio un bello strappetto, dai. Giusto per rompere la monotonia del bosco. Sentiero a diversi punti in cui scende e sale, qua c'è addirittura una catenella, comunque è tenuto davvero in modo impeccabile. Da qua si vede già il bollino sulla pietra lì avanti, quindi assolutamente chiaro.
siamo arrivati alla seconda intersezione con il sentiero 125 questa volta che va verso San Liberale. Manca però il cartello che dice che andando dritti si prosegue per il 109. Vabbè, avendo visto la cartina e essendo presenti i bollini, noi continuiamo su questa salita. Pochi metri dall'ultima intersezione, ecco qua un po' di cartellonistica seria. Beh, direi che comunque si capisce dove va, eh? Numero 109 impresso per bene su questa roccia. Continuiamo. Da qui si ha una bellissima vista sulla nostra salita, che altro non è che questa dorsale qua. Il pezzo più ostico, se vogliamo chiamarlo così, è quello lì dove si vedono le roccette, ma c'è la catena, quindi non è un dramma e comunque è escursionistico. Continuo a salire con discreta convinzione, sempre in cresta, lungo la massima pendenza, quindi mi piace. Eccoci qua, siamo arrivati a Col Formiga, praticamente appena sopra la Radosetta. Adesso col sentiero qui proseguirò fino a raggiungere la Malga e dopodiché inizierò la discesa, perché tanto l'ultimo pezzo in salita va su a Cima Grappa, ma è un sentiero normale senza tante particolarità, diciamo, quindi è straripetuto, quindi immagino anche la maggior parte di voi già lo conoscano. Quindi vi racconto un po' com'è andata, in attesa qui che si scarichi il programma per far volare il drone, perché ovviamente ottimizzando la memoria ho deciso di tenerlo da parte visto che non lo uso da un po'. E vabbè, in ogni caso, questa salita è una salita che ho trovato molto divertente, è ripida, condensa il dislivello in relativamente pochi chilometri. Vi metto la traccia come al solito da Google Earth, così potete vedere un attimo com'è. L'ho trovato molto divertente perché inizialmente fino alla punta frontale va su con una discreta convinzione, ma rimane un sentiero anche abbastanza ampio. E dopodiché inizia a diventare ancora più ripido, se possibile, con anche alcuni punti dove bisogna mettere le mani per terra, per culminare poi alla fine con il passaggio su roccette attrezzato da una catena, insomma, davvero fatto molto bene. E non l'ho trovato molto scivoloso, nonostante fino a ieri notte abbia piovuto, insomma, abbastanza da queste parti. E quindi sono rimasto molto contento. Un sentiero che consiglio, insomma, a chi ha piacere di fare
dislivello in relativamente poco tempo, perché alla fine arrivare fin qua su in cima, pause incluse per vesti, svesti e tutto il resto, qualche video, ci ho messo 1 ora e 3 quarti, quindi è abbastanza carino. Per scendere invece penso che farò, anzi sono abbastanza sicuro che da Malgrado Zeta farò o la direttissima oppure un po' di strada, a seconda di come gira meglio, insomma, per andare giù più rapidamente. Perché il sentiero 109, per quanto sia divertente, ha anche alcuni saliscendi e quindi non è proprio così veloce anche da fare in discesa. E quindi sì, così insomma, ecco, questa mia considerazione personale mi porta a scegliere di scendere in modo diverso, tracciando così anche un anello, se vogliamo, anche se non è proprio una forma molto circolare, ma sono parallele le due soluzioni. Tutto qua. Col formica conquistato, bellissima vista qui sulla Valle San Liberale, là sulle vette. Appena visto un camoscio con un radiocollare, strano, mi era mai successo di vederne uno. Ci sarà un monitoraggio forse. Lungo il sentiero 109 che ho appena percorso, devo dire che non ho trovato grande traffico, a parte qualche camoscio che mi ha guardato storto, e quindi devo dire che è stata una bella esperienza, un po' meno, diciamo, classica, anche se qua in Grappa un po' tutto è classico, e quindi ora scenderò per la strada che collega Ardoseta al Covolo, la Maga Ardoseta al Covolo. E mi aspetto di trovare ben più movimento, visto che è una bella giornata festiva. Segnaletica impeccabile, sentiero davvero molto bello, anche questo e via, direi che di cartelli non ne mancano, tutte le intersezioni in questo caso sono molto ben segnalate, quindi direi che è un sentiero molto facile da individuare. Qui si chiude il nostro anello. Stamattina siamo andati su per di là e ora siamo scesi da di qua. 109 e 106. E ora, lungo questa strada, torniamo al parcheggio. Come avete visto, da qua sotto si vede anche la punta frontale qui che abbiamo fatto all'inizio della giornata. E, i due sentieri che ho percorso sono il 109 a salire e il 106 a scendere. Il 109 personalmente l'ho trovato un po' più divertente perché era un po' più vario, molto ripido comunque sempre. E con entrambi non sono arrivato a 7 km, sono circa sui 7 km, quindi insomma sono entrambe due soluzioni molto dirette per accedere a Grappa. E la discesa l'ho fatta lungo il
106, appunto la direttissima, anche questo un sentiero molto ben indicato, tutto quanto in regola, leggermente più umido se posso, ma non fangoso, c'era qualche foglia scivolosa in più, ma nulla di che.